Sostenibilità è il tema che accompagna le politiche della Regione Puglia e che costituiscono il perno. Siamo partiti con una delibera di indirizzo dell'aprile 2021. Abbiamo fatto un lavoro di raccordo, di coordinamento di tutte le attività, degli indirizzi, delle policy di tutti gli assessorati. Oggi arriveremo a breve all'approvazione della strategia dello sviluppo sostenibile della Regione Puglia, che non è una strategia vuota, ma sono degli indirizzi precisi che ciascun assessorato ha attuato anche per orientare le richieste, per avere, diciamo, quello che è il supporto essenziale da parte dell'Europa con i finanziamenti che andranno poi ad aiutarci in parte, ovviamente, alla realizzazione delle azioni di, diciamo così, di sviluppo sostenibile per questa regione. Stiamo facendo moltissimo e siamo contenti anche di sentire i rappresentanti della Commissione europea che parlano della Puglia come una delle regioni diciamo, che stanno segnando il passo anche a livello europeo. Siamo inseriti ad esempio per quanto riguarda il patto dei sindaci. Diciamo, il sistema realizzato in Puglia non soltanto ha avuto l'attenzione da parte della Commissione europea, ma nei giorni scorsi abbiamo sentito direttamente che diciamo, il commissario europeo che la regione Puglia è tra le migliori regioni d'Italia, diciamo, per le politiche in questo settore. Da poco abbiamo portato, quindi abbiamo anche presentato qui in fiera, quel documento molto importante che è il documento della strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici non solo sono in atto, ma devono costituire la priorità di interventi in tutti, diciamo, in tutti i settori. E questa strategia è un documento che riporta uno studio che si è sviluppato nella Regione Puglia negli ultimi 2 anni, dati tecnici scientifici elaborati che ci restituiscono una mappa climatica della Puglia, lo stato attuale con una proiezione per i prossimi anni. E l'altra cosa importantissima è che abbiamo delle schede climatiche territorio sviluppate territorio per territorio della Puglia, addirittura comune per comune, cioè ciascun comune ha la propria scheda climatica, ha la propria mappa climatica che costituirà, deve costituire la base per ciascun comune per gli interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici.